Eccolo sia domani ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilla in canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare del discorso Vlahovic, perché come ha anche detto Giuntoli, nessuno è incedibile in questo momento in cui bisogna appianare il bilancio e rientrare nel settlement agreement entro il 31 dicembre, in cui ci si aspetta addirittura di far meglio dell'annata precedente. E ovviamente quindi il serbo è comunque un indiziato, oltre a Chiesa, Kane e Milik, che sono spuntati proprio adesso perché bisogna far spazio a Lukaku e che sì. Un bel tributo anche a Fortunato, che è scomparso, come sapete benissimo, nel 95, giovanissimo, e la Juve lo ha omaggiato giustamente per questo ricordo di un grandissimo e valoroso giocatore, difensore bello roccioso. Giuntoli, due paroline sul suo operato e quello che, diciamo, farà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni caldi di mercato. Højlund, che è un passo, è autentico, anche l'ha detto Gianluca Di Marzio, dallo United, e questo impedirà al PSG di prenderlo e quindi di dover andare di conseguenza su altri profili. Castagne, che in questo momento qui ha superato ai punti Holm, e anche qui c'è una battaglia secondo me anche di mercato con Giuntoli, perché appunto il DT toscano vorrebbe Holm, giovanissimo e futuribile, mentre Allegri vuole il pronto Castagne, esperto e conoscitore della Serie A. Per concludere, rinnovo ufficiale di Iocolano, classe 89, che farà di nuovo appunto un'altra annata da centrocampista di spessore della Juventus. Ricordiamolo che si era infortunato nella finale di Coppa Italia d'andata contro il Vicenza e poi non aveva praticamente più giocato, però diciamo che avendo fatto tante presenze precedentemente, avendo dato comunque un grande contributo alla Next Gen, la Juve ha deciso di rinnovarlo. Parto con saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo da Vlahovic. Il futuro del serbo dipende in questo momento soltanto ed esclusivamente dal movimento di Mbappé fuori dal PSG, che come sapete è corteggiato da tante squadre che se lo possono permettere, ma soprattutto dagli arabi, che nella totalità della stagione gli darebbero 700 milioni. Diretti a lui penso siano 300, però poi ci sono tutti i benefit di turno, ed ecco perché in quel titolo del video precedente avevo proprio messo la cifra di 700, detta anche da Fabrizio Romano. Quindi il francese è ancora tentato da un'ipotesi araba, ma lui potrebbe addirittura fare il separato in casa per un anno pur di essere pronto ad andare a Real Madrid. Però ecco, lì poi dipenderà anche dalle merengues se lo valuteranno agibile e ancora in forma per passare da un PSG, diciamo da escluso di lusso, a un Real Madrid che punterà a vincere la Champions e ambire a grandi trofei. Quindi vedremo. In ogni caso, Dujan non è più incedibile, come sappiamo benissimo, perché oltre a lui Chiesa, Ken e Milik sono finiti sul banco appunto dei cedibili, insieme ovviamente a Pellegrini, a Miretti in prestito, a Piazza come sappiamo e a Bonucci per il momento. Poi vedremo se si aprirà ad altri eventualmente come Sandro, De Sciglio, che io vorrei veramente piazzare, ma in questo momento purtroppo non abbiamo dei dettami. Quindi diciamo che il Mbappé si sta cercando una sistemazione altrove. Chiaramente Al-Khelaifi gli ha detto proprio chiaro e tondo che non fa parte del progetto, è un escluso assoluto dalla rosa, e quindi faranno di tutto per, diciamo, ricevere delle offerte papabili e succose per spedirlo via. Ecco, si innescherà comunque un giro di numeri 9 eventualmente se Mbappé andrà via, perché come sapete Højlund, ne parlerò dopo, andrà allo United, probabilmente già da domenica si definirà l'accordo, e a questo punto il PSG non andrà più su Højlund, Osimhen fuori portata anche a livello di cartellino, e il serbo diventerebbe un'ipotesi ghiotta, nonostante i bu, diciamo i fischi virtuali dei tifosi che non lo vogliono assolutamente a Parigi, e comunque non sia considerato, diciamo, il top dei top che loro pensavano di poter prendere. Però è comunque un centravanti di sicura affidabilità, soprattutto in un campionato minore come la Ligue 1, in cui il PSG la fa da padrone, quindi ne arriveranno sicuramente migliaia e migliaia di palloni in più giocabili e gli sarà consentito sbagliare anche qualcosa in più. Ecco, Giuntoli definisce Dujan un giocatore molto importante, a differenza di Allegri che non lo vede centrale nel progetto, ma di fronte a un'offerta papabile e molto allettante ovviamente partirà, e con la dipartita di Vlahovic ci sarà un risanamento immediato del bilancio praticamente, perché loro hanno già calcolato che si arriverà a questi famosi 150 milioni con altre tipologie di trattative. E quindi capite anche voi che l'occasione fa un uomo ladro, dicendolo in maniera virgolettata, come direbbe appunto il detto famoso, e Giuntoli potrebbe veramente presentarsi con un ottimo biglietto da visita già dopo pochi mesi, risanando un bilancio veramente in rosso e anche di parecchio, e
cominciando a fare già un mercato futuribile, sostenibile e nel miglioramento sportivo della rosa. Quindi questo sarebbe un ottimo input da parte del direttore toscano. Poi, parlando prima di Fortunato, volevo dargli un contributo e un omaggio assolutamente meritato del ragazzo che, povero, è scomparso giovanissimo, classe 971, morto nel 95, che ricordiamolo è un difensore che ha vinto con noi un campionato e una Coppa Italia, e quindi la Juventus ha voluto veramente dargli un tributo, un omaggio nel portale ufficiale appunto della squadra, e quindi un bacio nell'aldilà, dovunque tu ci stia guardando lassù in alto. Allora, Giuntoli, come vi dicevo, ad oggi ha ancora le mani legate, però bisogna assolutamente sbrigare la situazione Esuberi, decidere quali giovani andare a mandare in prestito in base a se faremo la Conference League o meno, e ovviamente il mercato in entrata potrà sbloccarsi solamente con le uscite, che dovrebbero arrivare entro il 3 e il 5, diciamo le più importanti di tutte, perché i nostri giocatori di punta, Chiesa e Vlahovic, hanno mercato, non hanno ancora offerte ufficiali, però Chiesa soprattutto, se noi lo definiamo già cedibile, Newcastle e Liverpool le offerte te la fanno. Abbiamo rifiutato l'Aston Villa anche per la volontà del giocatore, altrimenti Chiesa era già fuori a 60 milioni e Lukaku sarebbe già arrivato, così come forse anche Kessié. Quindi insomma, vediamo il da farsi. In questo momento è difficile comunque da parte di noi juventini farsi andare bene le politiche aziendali e vedere facce note, giocatori che stimiamo e che vogliamo alla Juve andare fuori. Però, ripeto, se la Juve tornerà a vincere, allora sì che giustificheremo tutti questi momenti. Se la Juve farà di nuovo pena, come ha fatto per 2 anni di fallimenti, è chiaro che anche noi insorgeremo di nuovo e ci faremo vedere appunto il sangue cattivo. Ecco, quindi, come dicevo, Giuntoli dovrà fare delle cessioni molto dolorose, quindi ovviamente di grandi sacrificati, ma allo stesso tempo anche degli esuberi più agevoli da vendere, come Zaccaria, abbiamo detto, Arthur già piazzato, McKennie difficile ma non impossibile, Pellegrini tra Lazio e Nizza, e ovviamente Piazza, che probabilmente sarà vendibile o cedibile in prestito anche a una piccola Serie A, e Bonucci, assolutamente una grana da risolvere, sperando di trovare un modo, visto che non può tornare in rosa, di venderlo a una società anche in Serie A. Vediamo appunto se questa cosa è fattibile, visto che lui smania dalla voglia di conquistarsi l'europeo con Mancini. Ecco, cresce l'ottimismo per risanare il bilancio totale dell'evento già entro il 31 dicembre, fare in modo che sia migliore rispetto a quei meno 29,5 che c'erano nello scorso semestre, e quindi insomma, ripeto, io sarei contento veramente se Giuntoli si presentasse veramente in questo modo, perché secondo me merita rispetto, merita che gli sia dato tempo, e non vorrei che Giuntoli sia stato messo così in un cantuccio e anche un po' mercé di alcune critiche, perché sta facendo ombra ad Allegri. Mi è venuta questa piccola soffiata, e alcuni di voi, e ovviamente che saluto Cristian per esempio, mi hanno messo la pulce nell'orecchio, tant'è che sono voluto andare a vedere, spulciare tra le mie fonti, e chiaramente la situazione in questo momento qui è favorevole ad Allegri, perché lui ha ancora 2 anni di contratto, ma da quel che trapela Giuntoli si aspettava un cambio in panchina, quindi l'avevano fatto venire già con l'idea del cambiamento immediato, voleva o Conte o Spalletti, non è stato così, e quindi c'è un po' di astio nelle decisioni di mercato. Quindi Giuntoli sta cercando di fare un po' ombra anche con la sua presenza molto potente di fianco ad Allegri, per esempio nell'ultima conferenza stampa che ha tenuto con la Fabiana Davale, che gli ha fatto le domande da Gazzetta, e ovviamente tutti gli altri giornalisti a Los Angeles presenti lì, e insomma non era abituato ad avere un direttore sopra di lui, controllare ogni parola che dicesse, e soprattutto un direttore tecnico di area sportiva che sarà presente durante gli amichevoli di Los Angeles, appunto della tournée, e poi anche in campionato. Quindi è una presenza molto ingombrante, e da quel che strapela Giuntoli non voleva vendere né Chiesa né Vlahovic, aveva già trovato gli strumenti per tenere questa rosa e vendere gli esuberi rientrando nei parametri della società, ma è Allegri che sta spingendo per avere Lukaku, che sì, a sto punto anche Castagne, e vedremo chi altri. Quindi ecco, volevo anche fare una piccola analisi della situazione. Per quanto riguarda Højlund, obiettivo di Giuntoli sfumato, ha scelto la sua nuova squadra, quindi ha detto no sia alla Juve sia al PSG. E in questo momento lo United appunto è quella che è alle porte per poterlo mai prendere. E già domenica arriveranno grosse novità, infatti i Red Devils sono pronti ad offrire 70 milioni più bonus, hanno alzato la posta da 60 più bonus a 70 più bonus, arrivando a accontentare la cifra chiesta dall'Atalanta di 80, tant'è che vi ricordate che l'Atalanta voleva sedersi al tavolo con la Juve o altre società
senza meno di 45 milioni. La Juve ovviamente ha sbattuto la porta in faccia subito all'Atalanta, perché noi dovevamo ancora incassare, dovevamo ancora capire se chi andrà via e chi no, e già loro chiedevano questa cifra. E poi ovviamente Gianluca Di Marzio ha detto che l'affare è praticamente chiuso, dovremo aspettare solo domenica e ovviamente con l'accordo fatto i primi giorni della settimana per capire quando farà le visite mediche eccetera. E ricordiamolo che Højlund ha rifiutato un ingaggio faraonico da parte del PSG più alto rispetto a quello che gli era stato attribuito alla United, che ha offerto circa 4,85, e mi sa che il PSG andava anche verso i 7. Quindi diciamo che Højlund è stato convinto dalla progettualità dello United con Ten Hag. Ecco, su Castagne, altro nome caldo, io ripeto, vi dico la mia, non mi entusiasma, ma non tanto perché non sia forte o meglio di Holm, ma perché torniamo al discorso dell'altra volta. Cioè Holm è un 23enne pronto a diventare ancora più forte di Castagne e comunque ha un'esperienza già in Serie A di un anno o due. Castagne ha fatto uno stacco rispetto alla Serie A, è andato a giocare in un Leicester comunque retrocesso, in cui ha fatto tantissime presenze, ricordiamolo 47, però deve ritornare al ritmo della Serie A e tornare in un campionato molto tattico. E ovviamente ha molta esperienza, molta gamba e anche più copertura rispetto a Weah, che è diciamo il suo dirimpettaio e anche il competitor su quella fascia lì. Però capite anche voi che ha 28 anni, quindi non sappiamo come si presenterà la nostra corte, e la Juve dovrebbe sborsare circa 15 milioni per prenderlo. Se Leicester apre al prestito con obbligo, ovviamente cambieranno le carte in tavola. Però ecco, permettetemi di esprimere le mie perplessità su questo affare, anche se ovviamente Castagne, rispetto ai nomi che avevo sentito precedentemente, è sicuramente un nome che può diciamo garantirci stabilità e performance. Vediamo, ripeto, come tornerà, in che forma e soprattutto come si ritroverà dopo tot tempo passato con Allegri, perché ricordiamolo che i giocatori ben allenati da altre parti arrivano e subito fa la differenza, vedi Milik e altri. Quando cominciano ad arrivare al regime e lo stile di allenamento di Allegri, cominciano a calare fisicamente e poi sono più inclini agli infortuni, sono più inclini a un'incostanza a livello di rendimento e poi chiaramente dopo fanno meno presenze, incidono meno sulla squadra, bisogna trovare delle alternative di modulo per cambiare le carte in tavola ed essere comunque competitivi, ed è questo il motivo perché bisogna andare sui giocatori più giovani, perché magari sbagliano una o due partite, però poi ingranano e diventano campioncini. Vedi Fagioli, vedi Illing, vedi Asa di turno, vedi Gildiz, vedi tante tipologie di giocatori che secondo me anche Barrenechea, inseriti anche Nicolussi, mi vengono in mente uno ad uno, inseriti in un contesto giusto e lasciati sbagliare migliorando, possono diventare meglio di quei giocatori che all'apparenza hanno esperienza e sanno appunto gestire le emozioni in alcune partite importanti, ma poi calano drasticamente e non riesce a sostituirli perché prendono un bel ingaggio eccetera eccetera. Sapete benissimo la situazione. Per concludere volevo fare i complimenti anche a Iocolano, che è un ragazzo che è stato ufficialmente rinnovato dalla Next Gen, appunto classe 89, proprio adesso, un comunicato ufficiale da parte della Juventus. Il ragazzo, nonostante l'infortunio grosso patito nella finale di Coppa Italia contro il Vicenza, come dicevo, d'andata, che poi sfortunatamente non siamo riusciti a vincere, è stato rinnovato anche per i meriti di aver fatto tantissime belle esperienze già nel 2021-22 con 48 presenze con la Next Gen. Poi l'annata in corrente ha fatto 26 presenze, ben 5 gol e anche molti assist. È diventato un grande leader in campo e fuori campo e soprattutto grazie al suo carisma e alla sua esperienza può dare grande valore alla squadra di Brambilla, che ha ambizioni di andare nella categoria superiore cadetta della Serie B e quindi ha bisogno comunque di colonne portanti che garantiscano grande stabilità, esperienza anche per i giovani, le nuove leve, e soprattutto sì, che possa dare questo contributo importante per andare ai playoff, obiettivo mancato quest'anno, e poi in Serie B. Sarebbe veramente importantissimo mandare la seconda squadra della Next Gen con i talenti che abbiamo a disposizione, magari anche quella della primavera, in Serie B, perché lì vorrebbe dire che i giocatori che si affermano nella Next Gen in una Serie B potrebbero essere quasi pronti già da fare il salto diretto in una Serie A, invece di passare dal ritiro della prima squadra, venire magari valutati in una Serie B, poi messi in una bassa Serie A, poi messi nella prima squadra, potrebbero tranquillamente mostrare il loro valore e, come ho detto, accorciare i tempi del loro apprendimento e del loro inserimento nel segno della Juventus. Ditemi la vostra, un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila, come sempre vi ricordo prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale qua sotto in descrizione, Calcio Wall 11, come avete visto
altri video molto interessanti che sono piaciuti, ho visto in questi giorni, cercherò di farne uno al giorno di mattina. E poi scrivetemi anche in privato su Stivello Magno Facebook, mi trovate tramite ricerca Google, amicizia chiesta, vi aggiungerò, vi scriverò in privato e vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovrebbero arrivarvi tramite YouTube. Grazie ancora e un abbraccio, ciao ragazzi!